Cristina D'Avena non è sposata e non ha avuto figli, la cantante spiega perché. Cristina D'Avena non è sposata e non ha avuto figli. La cantante parla della sua vita privata in un'intervista al settimanale F. Cristina D'Avena perché non si è sposata? Cristina D'Avena ha avuto un marito ma per finta, in Kiss Melicia il suo personaggio si sposava con il fidanzato Mirko. Ha mai pensato al matrimonio nella vita reale? Mi è stato chiesto più di una volta di farlo rispondere. Beh, allora adesso ci sposiamo per davvero, visto che lo sei già nella finzione. La formula delle dichiarazioni che ho ricevuto in passato era più o meno questa. Ma lei aggiunge, ero terrorizzata all'idea. E puntualmente facevo un passo indietro. A pensarci oggi, credo che in fondo non sia mai arrivata la persona giusta in tutto questo tempo. Cristina D'Avena, chi è il suo fidanzato? Neanche il suo compagno attuale, Massimo Palma, presidente della società di spettacolo Priom, che rappresenta la cantante, lo è? Chissà, forse un giorno ci decideremo. Ma non ci sono limiti di tempo per sposarsi, no? Cristina D'Avena e il desiderio di maternità. Cristina D'Avena, la star dei bambini, non ha avuto figli. È stata tutta colpa mia, afferma, per una buona parte della vita non ci ho fatto caso. Quando fai un mestiere come questo, tra concerti, incontri, dischi, è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira, gira sempre, e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano. Continui a sentirti un'eterna ragazza. Che è anche un altro fatto, non ci sono bambini nella nostra famiglia. Mia sorella Clarissa non ne ha ancora, ma vorrebbe. Un ragazzino che cresce ti dà il polso del tempo che passa. E io ho vissuto a lungo in un mondo senza tempo. Poi ho capito che a un certo punto tutto può finire e rischi di trovarti con nulla in mano. Vorrebbe un figlio? Ho una grande paura di avere il rimpianto di non essere diventata mamma e non voglio averlo. Come possa succedere a quasi 54 anni è un altro discorso. O arriva un miracolo e. O si farà aiutare dalla scienza? So che ci sono molte tecniche all'avanguardia, ora.